Ciao gente, sono Xanacobi e oggi siamo tornati sulla Domenico Wakfu. Oggi continueremo con l'avventura per ottenere l'ultimo, non l'ultimo, insomma uno dei tanti, se non sbaglio il 7, Oraculum. E più precisamente l'Oraculum, quello che ci permetterà di saltare. E per ottenere questo Oraculum, da quello che penso, bisogna finire, insomma finire di esplorare questo santuario. Dunque, eravamo rimasti che avevamo ammazzato i funghi qua all'esterno per ottenere questa chiave. Per ottenere, ecco, la chiave che ci permette di entrare in una di queste tre porte. Penso sia una specie di labirinto, magari. Vediamo, cioè proviamo con l'ultima porta. Qua altri nemici per andare a prendere. Forse è quella, abbiamo azzeccato forse quello giusto. Perché la cesta è una cesta mitica, quindi dovrebbe essere quello giusto. Ok, qua un'altra chiave per una chiave piccola, immagino. Ok, qua per avanzare. Questo tipo di fungo non l'abbiamo mai visto per ora. Cioè, affrontato, più che altro. Ok, anche questo abbattuto facilmente. Qua una leva, però prima voglio vedere la cesta mitica. Vediamo se avevo ragione. Ok. Non penso di averli già presi. Cioè, magari... Non penso di averli già presi, cioè, così facilmente. Me l'aspettavo più che altro alla fine. Comunque, abbiamo attivato questa leva che non ho idea di cosa serva. Ma se ho preso questi, i Jumping Gaps Jacks. Jacks, sì. Se li ho presi dovrebbero essere qui. Che aspetto hanno? Cioè, boh, è strano che... Entrato così, instant, subito preso. Allora... A quanto pare li abbiamo già ottenuti. Cioè, li abbiamo presi definitivamente, quindi anche se esco da qui, ce li ho. Ok, è strano, a parte qui non li vedo, sarò cieco io ma non li vedo. Vabbè, e saranno dove saranno, a quanto pare li abbiamo. E penso, sono curioso in effetti di cosa ci possa essere nelle altre chest. Non possiamo aprirla. Forse allora abbiamo... Ah, è vero, perché nella cesta mitica non c'era... Nella cesta mitica non c'erano, non c'era la chiave quella mega grande per aprire il portone. Qui la zona si divide in due. Oh, quella mega cesta deve essere assolutamente la chiave per entrare. Da qui ho paura di entrare però. Da qui... Ah, ho capito, devo ammazzare da entrambi i lati per avere la mega cesta. Ok, ora che abbiamo ammazzato il... Ok, come avevo detto io per l'appunto. Ok, abbiamo ammazzato il tentacolo anche da questa parte. E ora la mega cesta è libera. Olè, la mega chiave l'abbiamo presa. E questa leva... Non ho idea di cosa faccia, però... L'attivo, come quella di prima. Ok, potrei semplicemente proseguire, però voglio andare anche alla terza porta. Anche se non ci sarà nulla di che. Certo, ci sarà la leva. E c'è anche questo punto in cui si deve saltare. Che era grazie ai nostri magnifici... Ah, mi sa di aver capito, le leve fanno apparire i blocchi. Quindi qua ci dovrebbe essere l'ultima leva, per l'appunto. Oh, ok, va bene, me l'aspettavo. Olè, attiviamo l'ultima leva. E voilà! Oh, non pensavo... Cioè, perché ha abbassato... Ah, quindi era inutile, pensavo piazzasse qua un altro coso.
Vabbè, lasciamo stare. Magari da qui attiva la leva. Due leve. E probabilmente sarà... Vabbè, ora spawnano i mossi. Ecco, appunto. Vabbè, noi nel dubbio attiviamo entrambe le leve. Vediamo se avevo ragione. Eh sì, potevamo attivarne solamente una per saltare. Qui ci saranno altre due leve. Tre addirittura. Ora attiviamo la seconda leva. E l'ultima. Ok, si è sentito il rumore dell'acqua che scende. Ok, posso capire le due leve. Cioè una per far scendere l'acqua e l'altra per il piedistallo. Ma la terza leva a cosa sarà servita? Nessuno lo sa. Comunque qua abbiamo un'altra chiave che non ci serve. E abbiamo aperto un passaggio segreto, forse. Perché abbiamo attivato tutte le leve. Ok, no. E... boh, va bene. Abbiamo attivato tutte le leve possibili. Continuiamo per l'entrata principale. Qua non c'è nulla. Wow, wow! Non me l'aspettavo. Ok, achievement. Sempre. Li voglio sempre finire tutti. Oh, figo però il passaggio segreto. Stanza segreta. Come saltiamo? Aspetta. Ok. E siamo arrivati. Oh, che cosa... strano, sembra una specie di mega bruco. Ok. Cosa vorrebbe dire questo? Che nella seconda stagione quel coso non era effettivamente un boss? Ok, no, non posso fare danno a lui, ma magari facendo danno ai tentacoli gli abbasso la vita. Ecco, appunto, immune agli attacchi diretti. Gli abbassa la vita... tantissimo! Gli abbassa la vita di molto. Stranamente non si può attaccare nemmeno direttamente i tentacoli. Almeno me non me lo fa fare. Ma magari sono io che miro troppo in alto. Ah, ok, l'abbiamo ammazzato. Olè, abbiamo ammazzato la bestia. La bestia. Oh. Vorrà dire che è sopravvissuto. Il parassito è sopravvissuto, eh? Colui che infesta le acque e trasforma questi funghi in spore oscure. Ok, parliamo con il nostro amico cactus. Olè, parliamo con il master cactus. Ok, ti descrivo il mio bel viaggetto a Fungopoli. E ora parliamo con... chi è Haba? Chi è lui? Non ne ho la minima idea. Vabbè, lo vediamo dalla mappa ora. Ok, non ho idea di chi sia Haba... Non ho idea di chi sia, magari era uno dei cittadini dei cactus, ma non penso. Ok, no. Atom.
Ok, lui mi dice tipo che loro dovranno parlare con i fungopoli ancestori. Cioè, tipo, quelli proprio antichi, antichi. Non mi ricordo chi è Ahabar Barhabi. Non penso sia il... o forse sì, ma... sarei un cretino ad essermi girato a giro e non aver cercato nel punto in più ovvio. Ok, era lui. Me lo dovevo aspettare. In effetti era la prima persona con cui avevamo parlato. Oh, abbiamo risolto anche la statuetta. Ah, ed ecco come si è infettata la zona. Con il piccolo e povero cactus che va a prendere l'acqua. No! Poverino. È diventato un mini... una mini pietra. Ed è così... che no, non possiamo fare nulla. A meno che ci andiamo di persona. Comunque, bello, cioè è così che è nata tutta la storia, quindi. Ed è così che quindi alla seconda stagione di Wakfu hanno... Era la seconda stagione? O la prima? Vabbè, comunque, se non sbaglio la seconda. In cui loro avevano... insomma, avevano incontrato il... coso... Oddio, mi sto un po' confondendo, perché ora sono rimasto sul problema. E se è la seconda stagione o prima. Ok, comunque sì, non possiamo fare più nient'altro. Abbiamo completato la nostra quest. Quindi abbiamo finito la quest di Ohimi, Ohimi, quel che è. E ora che ho gli stivaletti potremo anche continuare con l'avventura principale. Che continueremo la prossima volta. Comunque, un'ultima cosa che voglio fare, che voglio fare praticamente da quando ho giocato Wakfu, sin dall'inizio. Era qui il punto, no, non, mi sa di no. Ok, non era qui il punto. Dunque, io sin da quando sono entrato su Wakfu, sin dal primo giorno, sono sempre voluto entrare qui. E non sapevo come, senza gli stivaletti, e ora... possiamo finalmente, dopo un'eternità. E ora pensavo ci fosse una chest per un achievement, ma mi sbagliavo, a quanto pare non è quel che pensavo. Comunque nulla, qua le animazioni sono ferme. Ed è stato bello, abbiamo finalmente gli stivaletti. La prossima volta continueremo l'avventura principale, quella vera. E noi ci si vede alla prossima. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Commentate se avete qualcosa da commentare. Condividete tutto per supportare. E noi ci si vede alla prossima. Ciao!